Una banca solida che conferma la concretezza dell'azione quotidiana in favore dello sviluppo del territorio è la fotografia della Banca di Credito Cooperativo di Fano, che ha chiuso il bilancio 2023 con un utile d'esercizio quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente. Ad illustrare i dati conseguiti dall'istituto di credito, il direttore generale Giacomo Falcioni. Direttore, che cosa emerge dall'analisi dei dati dell'istituto bancario? Sicuramente emerge la conferma della solidità della banca. L'utile di esercizio pari a 10.580.000 euro va a consolidare il patrimonio netto. In valore assoluto parliamo di 113 milioni di euro, un CET1 al 30,9%. E ricordo che il patrimonio è la risorsa fondamentale sia da un punto di vista normativo che finanziario per erogare credito, quindi sul territorio, ci permettere di essere a servizio dello sviluppo economico, quindi intermediario economico con un ruolo proattivo sulla comunità locale. La banca opera in una sorta di economia circolare, raccoglie risparmio sul territorio e lo impiega. Oltre il 97% degli impieghi è erogato nella zona di competenza della banca, quindi Fano, Senigallia e territori limitrofi. Al centro ci sono sempre le persone, quindi BCC Fano è una banca di relazione, quindi soci 9.500, clienti 34.000. Governance, espressione del territorio come CDA, ma anche dipendenti che colgo l'occasione per ringraziare per la professionalità, l'attaccamento ai valori aziendali e lo spirito di squadra. Bene, anche il dato sulla raccolta totale, qual è la quota raggiunta? Abbiamo raggiunto 1 miliardo 374 milioni più 69 milioni rispetto all'anno precedente, quindi si è creato risparmio del territorio che è stato investito in forme tecniche differenziate in rapporto anche all'andamento dei tassi di interesse, bene anche il dato del flusso delle nuove erogazioni degli impieghi, 72 milioni di euro, anche se abbiamo registrato rispetto al 22 una diminuzione della richiesta dei privati, un po' anche in relazione all'andamento dei tassi, ma anche perché il 2022 è stato un anno di grande crescita, mentre vivace è stata la dinamica dell'erogazione del prestito alle imprese. La banca ha sempre continuato a sostenere il territorio con diversi interventi. C'è un progetto a cui tenete particolarmente? Sono tanti progetti differenziati, quindi banca di comunità vuol dire sostenere associazioni sportive, culturali del terzo settore. Abbiamo stanziato nel 2023 700.000 euro. Chiaramente se devo scegliere uno, scelgo quello più recente, quello che stiamo concludendo proprio in questi giorni, è il progetto di installazione di 18 defibrillatori presso tutte le nostre filiali all'esterno, quindi a servizio della sicurezza dei dipendenti, soci e clienti, ma anche di tutta la comunità. I prossimi appuntamenti della BCC di Fano sono in programma per il 10 aprile al Teatro della Fortuna con la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli, figli dei soci e dei dipendenti della banca. E poi il 12 maggio con l'assemblea ordinaria e straordinaria che si concluderà con un pranzo conviviale.